Ritroviamo volentieri il professor Sergio Rossi che ci aiuta sempre a capire un po' il mondo dell'economia, che sia la nostra, quella nazionale o piuttosto quella mondiale, che sempre più entra con i suoi effetti anche in casa nostra, nelle nostre case. Senta, sembrerebbe assurdo che noi oggi parliamo della Cina, qualcuno può pensare così lontana, che in fondo quanto ci può interessare. Invece vedremo anche in questa breve conversazione quanto invece pesa la potenza economica cinese con i suoi, anche con i suoi difetti. E di difetti ci sono. L'anno scorso, faccio un esempio, la borsa cinese di Hong Kong, che è quella a cui fa riferimento soprattutto l'investitore straniero, dunque non cinese, ha perso il 14% del suo valore, e quella di Shanghai, quella più interna, diciamo, addirittura quasi il 20%. E siamo oltretutto al quarto anno consecutivo di contrazione, no? Allora, cosa ci dice tutto questo per quanto concerne l'economia cinese? Che fino a 7-8 anni fa era l'economia in continuo sviluppo, dove le cifre annuali della crescita del PIL facevano l'invidia del mondo intero. Sì, bisogna essere prudenti riguardo alle statistiche cinesi perché spesso e volentieri sono manipolate dal governo. Dunque, la crescita del PIL forse è stata anche esagerata in quegli anni, però è chiaro che in questi ultimi 4 anni la crescita è rallentata molto perché il settore immobiliare è entrato in una fase molto problematica. Il 25-30% dell'economia cinese dipende dall'attività nel mercato immobiliare, e dunque, se questo mercato immobiliare rallenta o addirittura è in una fase molto vicina a una crisi, è chiaro che tutta l'economia cinese ne soffre. Poi, anche sul piano bancario, se l'economia immobiliare rallenta o va male, anche le banche hanno difficoltà a recuperare i loro prestiti che hanno concesso alle parti contraenti nel mercato immobiliare. La finanza di mercato può traballare perché nell'economia immobiliare e sul piano bancario ci sono queste difficoltà, e il governo cinese anche non riesce a gestire l'economia con questo capitalismo di Stato perché ci sono comunque interferenze estere, straniere, da cui anche il conflitto con gli Stati Uniti, magari ne parleremo più avanti. Per cui l'economia cinese rallenta, la disoccupazione è molto elevata, oltre a quella che già le statistiche rivelano, per cui il cinese, l'abitante medio in Cina, non ha più quella prospettiva di benessere in aumento, di crescita economica, fa fatica a spendere, ha dei debiti e non riesce magari a ripagarli, oppure ha già acquistato la casa, però questa casa non è ancora finita, non è ancora costruita completamente, per cui ci sono difficoltà a catena, e oltretutto la pandemia ha rallentato ulteriormente questa attività economica. Ecco, bisogna dire, bisogna ricordare per correttezza che comunque gli anni dello sviluppo cinese hanno portato fuori dalla povertà una grande maggioranza della popolazione del gigante giallo, insomma, e quindi questo va tenuto ben presente. E tuttavia è casuale che questa frenata abbastanza brusca comunque dell'economia cinese sia coincisa con il Covid e soprattutto quasi il post-Covid, quello che è successo dopo, perché è stata applicata diciamo una strategia estremamente rigida. Direi che non è casuale, ma è una conseguenza di questa strategia della pandemia che è scoppiata apparentemente in Cina alla fine del 2019. Chiaramente i cosiddetti lockdown, le chiusure per diverse settimane, per non mesi, delle attività economiche principali in Cina hanno pesato maggiormente perché addirittura per le persone era vietato uscire di casa se non fosse per fare degli acquisti ma a corto raggio. Per cui queste chiusure hanno rallentato molto l'attività economica in Cina, la cosiddetta catena di produzione, con ripercussioni anche nel resto del mondo. E la Cina poi sta soffrendo del fatto che a causa di queste interruzioni nella catena del valore, molte imprese estere in Cina hanno dislocato altrove la loro produzione, quindi facendo venire meno la crescita economica in Cina, e ora anche per la Cina diventa più difficile approvvigionarsi di quei prodotti che poi trasforma per farne dei beni finiti. E dunque tutta una serie di concatenazioni che ha portato la Cina a rallentare molto la sua attività economica e a entrare in una fase di deglobalizzazione, in un certo senso, di parcializzazione di questa globalizzazione.
Ecco, lei ha ricordato giustamente, ha fatto accenno, no, alla crisi immobiliare, alla bolla immobiliare che diciamo, è enorme in Cina. Infatti abbiamo diciamo, questo sistema immobiliare con 300 miliardi di dollari da parte della società Evergrande. Che spiega in qualche modo, simboleggia anzi, diciamo, quella che è oggi la crisi cinese. Questo evidentemente ha un enorme peso, ma soprattutto quali sono gli altri esempi concreti che ci possono far capire quanto è diciamo, preoccupante questa crisi? Ma un altro esempio concreto, al di là del mercato immobiliare cinese, riguarda i microprocessori, quei microchip di cui oggi non possiamo fare meno per i telefonini, per i computer, anche per le automobili o addirittura per il frigo di casa che ci dice quando magari sta finendo il latte o il burro nel frigo, per cui lo acquista direttamente tramite internet presso un negozio locale. I microprocessori sono al centro dell'economia digitale di cui oggi molto si parla, che è un fattore di crescita economica mondiale. Per cui anche le conseguenze di questa tensione fra la Cina e Taiwan, o fra la Cina e gli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'importazione di microprocessori o lo sviluppo di tecnologie legate ai microprocessori, ha fatto rallentare molto l'attività economica in Cina. Gli investimenti stranieri in Cina sono rallentati e sappiamo che se l'investimento straniero rallenta in un paese che si sta sviluppando, la crescita economica di questo paese rallenta necessariamente con ripercussioni anche sulla reputazione di questa economia. C'è un danno o c'è comunque un rischio reputazionale per chi investe in Cina. Per cui un'impresa, supponiamo americana, che si fa dare dei soldi a prestito da una banca inglese, questa banca dirà no. Per investire in Cina non ti diamo più alcun prestito, oppure esigiamo un tasso di interesse del 15% per scoraggiare chi si fa dare i soldi a prestito. Per cui tutto questo rallenta l'economia mondiale, ma con conseguenze maggiori per la Cina, ovviamente, che rischia di staccarsi da questa globalizzazione, però sta andando già in un'altra direzione per riglobalizzare l'attività economica, ma non più con i paesi occidentali, ma con il cosiddetto sud globale, i famosi BRICS, Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica. E dunque si può ripensare la globalizzazione con un mondo multipolare oramai sul piano economico. Professore, andiamo a una sostanza magari più politica. C'è chi sostiene che il calo dello sviluppo cinese sia in qualche modo legato a una decisione appunto politica del presidente Xi e del sistema di capitalismo di Stato, quindi controllato indirettamente però dal Partito Comunista. Ebbene, questa decisione significa proprio questo, cioè basta con una libertà, non dico assoluta, certamente pilotata, ma di rilievo. Quindi il Partito Comunista torna al controllo in qualche modo del capitalismo di Stato e questo scoraggia gli investitori internazionali che, come lei giustamente rilevava, stanno disinvestendo dalla Cina e anche diciamo, i medi o grandi imprenditori cinesi. Quindi, cosa dimostra questo? Che nemmeno il capitalismo di Stato riesce a distribuire equamente la sua ricchezza, il rimprovero che si fa del resto anche al capitalismo dei nostri paesi. Sì, c'è questa problematica, non solo per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza, perché come lei ricordava inizialmente, molti cinesi stanno meglio oggi rispetto a 20 anni fa, quelli che si sono spostati dalle periferie o dalle zone rurali verso i centri urbani, però c'è anche un problema legato al sistema bancario cinese che ha creato delle zone d'ombra, il sistema bancario parallelo, il sistema, il shadow bank, il sistema nell'ombra, che non sono veramente delle banche, ma sono delle quasi banche, delle società finanziarie non bancarie, che hanno operato in maniera così un po' confusa negli ultimi anni per quanto riguarda il mercato immobiliare, non solo, per cui c'è una mancanza di fiducia nell'attività del settore privato bancario, ombra ufficiale, e lo Stato cinese, il Partito Comunista Cinese, vuole riprendere le redini in mano, ma questo genera incertezza degli investitori internazionali, qualche timore da parte dei residenti in Cina, anche da parte di aziende cinesi che devono rendere conto in maniera più stretta e vigilata allo Stato, al potere politico, e dunque temono di non avere più la concretezza di poter fare delle scelte
strumentali, anche operative, investire come meglio pensano. E dunque questo dirigismo diventa un'invasione nella sfera privata dell'economia cinese, e questo fa rallentare gli investimenti e la propensione al consumo, ma anche l'innovazione in un certo modo, perché tutto dipende dalle scelte politiche. Infatti, è una scelta politica che è arrivata all'ultimo congresso del Partito Comunista, proprio insistendo sulla necessità di una maggiore distribuzione della ricchezza, ma poi vediamo che questa ricchezza con queste condizioni può anche diminuire. Un'ultima domanda. Una volta si diceva che se gli Stati Uniti starnutivano in Europa avremmo avuto subito il raffreddore, se non peggio. Cosa succede se l'economia cinese continua in questo trend non negativo, ma comunque molto inferiore a quelli che sono stati i risultati degli ultimi anni? Sicuramente avrà degli effetti negativi sull'economia globale, vale a dire i paesi che sono globalizzati sul piano economico e che dipendono dalla Cina per avere delle importazioni a basso costo con cui puoi produrre a loro volta dei beni o dei servizi. Molti dei beni che noi consumiamo o di cui noi ci serviamo per produrre a nostra volta altri beni sono in provenienza dalla Cina. Ma quanto made in China abbiamo nelle nostre case, nelle nostre fabbriche, nelle nostre industrie? E dunque, se l'industria cinese rallenta, se non esporta più quanto esportava prima perché ha dei problemi di natura congiunturale e anche di natura politica, vuol dire che i paesi che importavano dalla Cina dovranno importare da altrove. Però ci sono delle strettoie per cui importare diventa più difficile, i costi aumentano e dunque anche l'economia globalizzata, la Svizzera, l'Italia, la Francia rallentano, per non parlare degli Stati Uniti o di altre economie. E dall'altro canto, se l'economia cinese rallenta, anche le nostre esportazioni verso la Cina ne soffriranno, indipendentemente dal tasso di cambio fra franco svizzero e lo yuan cinese. Per cui l'economia globale ne risentirà sia per le esportazioni sia per le importazioni da parte della Cina, e tutto questo fa crescere il conflitto, le tensioni geopolitiche, non fosse altro che fra gli Stati Uniti d'America e la Cina, perché sono due maggiori attori sul piano globale, due major player. Certo, veramente per concludere gliel'ho chiesto anche perché c'è un dibattito fra gli economisti. È finita o no la globalizzazione? Questa è una delle domande che continua a emergere. Direi che non è finita, ma si sta sviluppando in maniera diversa rispetto alla traiettoria che ha seguito fino a pochi anni fa. Si parla, secondo me, a giusto titolo, di una multiglobalizzazione o di una parcellizzazione di questa globalizzazione, vuol dire che diventerà a geometria variabile, non ci sarà solo un'economia globale integrata, ma saranno diversi blocchi, per esempio il nord globale e il sud globale, i paesi occidentali contro i paesi asiatici o dell'Asia Pacifico, per così dire. E dunque anche una tensione non solo geopolitica, ma geoeconomica a questo punto. Sono due blocchi che si stanno sviluppando, quello avanzato sul piano occidentale e quello che sta sviluppandosi più o meno rapidamente, però a geometrie variabili, nei paesi del cosiddetto sud globale. Però questi paesi sono molto diversi sul piano politico, sul piano demografico, sul piano economico fra di loro. Dunque non credo che ci sarà questa parte del mondo che sarà globalizzata. Avranno delle intese, degli accordi anche commerciali o di un'altra natura, finanziaria, ma non ci sarà quella concorrenza che molti temono per i paesi avanzati del blocco occidentale. Loro resteranno un po' i leader, anche perché gli Stati Uniti d'America, con la loro potenza di fuoco, riescono a influenzare il resto del mondo occidentale, ma ci saranno comunque due blocchi che cresceranno a diverse velocità in diversi periodi del prossimo decennio. La ringrazio molto, vedremo con quali risultati. È una grande incognita, no? Anche questo passaggio che dovrebbe essere praticamente epocale in termini geoeconomici. La ringrazio molto per queste spiegazioni e l'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie, professore. Grazie a lei, arrivederci.